Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti, sono le 9 e 6 minuti di giovedì 15 giugno 2023, pace e gioia a tutti voi cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata, sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, vorrei dedicare il pensiero spirituale sulla necessità, in modo particolare nel mondo d'oggi, di vigilare la porta del cuore, proprio perché la Madonna ci invita, anzi ci mette in guardia dal fatto che Satana semina l'odio nei cuori e dei popoli. Questo, a mio parere, è una delle cose che più certificano anche visibilmente il pericolo in cui il mondo, il pericolo nel quale il mondo sta correndo, nel senso che le azioni esterne, cioè la vita sociale degli uomini, poi quello che gli uomini fanno, le guerre che si infiammano da una parte e dall'altra, molte volte sono guerre intestine, all'interno delle famiglie, dei gruppi sociali, dei gruppi di addirittura guerre razziali, guerre addirittura di genere, cioè fra uomini e donne, nel senso proprio della voler proprio spaccare, come fa Satana, Satana vuol dire spaccare, diavolo vuol dire spaccare, diciamo, ciò che è unito, come appunto è il progetto divino della creazione. Maschio e femmina li creò, ad immagine Dio li creò. Insomma, è una situazione globale questa, che la Madonna ha segnalato in modo particolare in questi ultimi 3 o 4 anni, con continui richiami a Satana che vuole l'odio, che vuole la guerra, dove la parola guerra va intesa in un senso molto ampio, prima di tutto la guerra contro Dio, perché noi vediamo, cari amici, che l'odio contro Dio, contro Cristo, contro il cristianesimo, contro la Chiesa, è una presenza sociale non trascurabile, direi soprattutto nei paesi cristiani, e ciò che stupisce. Poi l'odio fra di noi, l'odio fra gli uomini, la Madonna dice l'odio fra le nazioni, ma direi l'odio anche all'interno delle famiglie, dei gruppi sociali, perfino nella Chiesa a volte c'è l'odio, cioè c'è una... C'è l'odio, possiamo dire, di gruppi che non riescono a resistere, diciamo, al seminatore di zizzania, perché è ovvio che il seminatore di zizzania lavora soprattutto laddove c'è la pace di Cristo, e quindi cerca di scompaginarla, di distruggerla. Allora, quello che volevo dire in questo pensiero del mattino è che noi, di fronte a questa descrizione che ci fa la regina della pace, e che noi stessi comunque constatiamo, e magari ne facciamo anche l'esperienza personalmente, cioè di una situazione spirituale di guerra continua, contro Dio e anche fra di noi, fra noi uomini, e magari anche fra noi cristiani, di fronte a questo... A questa progressione, direi, dell'odio, noi dobbiamo, come dire, afferrare la gravità, afferrare il pericolo. Afferrare il pericolo perché noi abbiamo parlato tante volte, nei mesi scorsi, di minacce, di guerre atomiche, nel caso di una guerra, diciamo, mondiale. Abbiamo parlato della possibilità che questo avvenga o non avvenga, però in realtà il fatto che questo avvenga o non avvenga dipende dalla disposizione dei cuori. Cioè se i cuori riescono a controllare se stessi e quindi a domare le onde dell'odio che producono violenza, allora diciamo così, come dire, se l'odio non prevale, allora le bombe non si usano.
ma se l'odio prevale anche sulla ragione, sul buon senso, anche addirittura sulla considerazione di conservare il futuro del mondo, prevale su tutto, cioè se l'odio arriva ad accecare, è chiaro che la situazione è di massimo pericolo. Ora noi oggi stiamo entrando in questa situazione, cioè se noi andassimo a leggere i messaggi dal 2019 ad oggi, noi vedremo quante volte la Madonna ci mette in guardia di Satana che vuole l'odio, vuole la violenza, vuole la guerra, Satana che scardina i cuori, ho usato anche questa espressione per dire che lo fa a livello dei singoli ma anche a livello delle nazioni. E dunque, cari amici, quando noi dobbiamo dire come andrà, come sarà il futuro, dobbiamo guardare qual è la situazione dei cuori nel presente. Cioè è chiaro che se nel presente si è accumulato una carica di odio, che vi ho descritto nelle sue varie espressioni personali, sociali, politiche, mondiali, è chiaro che più aumenta l'odio, più aumenta la possibilità che Satana realizzi i suoi obiettivi, che è quello di distruggere le nostre vite, il pianeta su quale camminiamo. E quello che mi fa pensare è che la Madonna, quando parla di Satana, usa soprattutto l'espressione di distruggere, cioè Satana distrugge, vuol distruggere le vostre vite, il pianeta su quale vivete, e quindi la sua opera è la distruzione. Satana vi distrugge con quello che vi offre. Quindi questa è la sua attività, la distruzione di ciò che è bello, buono, giusto, santo, lo dice la Madonna nelle famose espressioni riguardanti il modernismo, cioè è la distruzione di tutto ciò che viene da Dio, dell'opera della creazione e dell'opera della redenzione. Lui vuol distruggere, noi siamo entrati, diciamo così, in questo pericolo in cui appunto nei cuori c'è questo veleno satanico che si chiama distruzione. Abbiamo voglia di distruggere, magari trovando anche motivazioni che ci sembrano più o meno tali da poterlo fare, perché poi siamo accecati. E l'altra espressione che la Madonna usa più delle volte nei confronti di Satana è la seduzione. Sono espressioni, come sappiamo, la Madonna, anche se parla col suo linguaggio, che è un linguaggio materno, è un linguaggio conforme anche alle situazioni in cui si trova, però tutte le sue considerazioni partono dalla Sacra Scrittura, perché è proprio Gesù che ci descrive Satana con queste due espressioni, cioè è menzognero ed omicida fin dal principio. Quindi menzognero è la seduzione, l'inganno, è la distruzione, sono collegate fra di loro, ti seduce, ti inganna per distruggerti. Questo dunque è diciamo una diagnosi che ci fa la regina della pace, specialmente in questi ultimi anni, e che la vediamo crescere di giorno in giorno sotto i nostri occhi. Cioè l'odio distruttivo, proprio l'odio satanico, possiamo dire, che opera nei nostri cuori e che è una tentazione per tutti. E quindi, cari amici, è chiaro che noi corriamo il rischio di essere, come dire, prima di tutto colpiti dall'odio, perché in quanto cristiani siamo ovviamente il primo bersaglio del principe di questo mondo, e quindi corriamo questo rischio di essere colpiti, ma nel medesimo tempo corriamo anche il rischio di rispondere all'odio con l'odio, quando invece il cristianesimo è tutto è esattamente il contrario, cioè all'odio si risponde con l'amore e alla violenza si risponde con la pace. E non c'è altro da fare, perché come quando il fuoco come quando si dilaga un incendio, non è che lo spegni con le fiamme o con la benzina, lo spegni con l'acqua, e così è, cari amici. Allora, e siccome noi viviamo in questo mondo e siamo molte volte bersaglio di Satana che opera per mezzo degli uomini, non dimentichiamo mai che poi tanto più uno
diciamo così, è radicato in Dio, tanto più Satana lo attacca. Allora, proprio per questo, noi dobbiamo esercitare in questa marea che è montante dell'odio, della superbia, dell'intolleranza, della cattiveria, noi dobbiamo vigilare alla porta del cuore. Noi dobbiamo vigilare e placare, diciamo, le reazioni, aprirci alla luce di Dio che dirada le nuvole con le quali Satana ci acceca, e nella luce di Dio vedere il suo amore, il suo perdono, vigilare perché in noi non nascono reazioni che alla fine finiscono per inquinare anche noi, finiscono per attirare anche noi in questo groviglio di vipere che sta diventando il genere umano. D'altra parte c'è stato un grande, dico grande per quello che è stato capace di descrivere, no? Un filosofo inglese, Hobbes, che ha descritto, non so se con convinzione o con timore, una società nella quale gli uomini sono lupo agli uomini. E questa è una società nella quale Satana regna. Quando Madonna dice Satana regna, vuol dire che Satana è riuscito a entrare nel cuore degli uomini e a seminare i semi della superbia, dell'odio, dell'invidia e della violenza, del sopruso. Ora, per noi è fondamentale il combattimento spirituale. Il combattimento spirituale è un combattimento che viene fatto dentro di noi prima di tutto. Viene fatto dentro di noi per preservare noi stessi. E questo è un combattimento che ci deve trovare vigili giorno e notte, essere molto attenti. Perché a Satana basta un piccolo vuoto per approfittarne. Una tua debolezza per intervenire e cercare di sopraffarti, e poi ti mette sotto pressione e ti aizza contro le persone che lui riesce a controllare per farti cedere ed entrare quindi nella catena che stritola tutto, che è la catena appunto del causa-effetto, cioè voglio dire... Abissus abissum invocat, cioè l'abisso chiama l'abisso, l'odio chiama l'odio. E questa è quella bomba spirituale, cari amici, che sta crescendo nel mondo, sta montando nel mondo. La Madonna ce l'ha messa in guardia tante volte, ma anche l'ultima volta nell'importantissimo messaggio di gennaio la Madonna ce l'ha ricordato, che Satana vuole l'odio e vuole la guerra nei cuori e nei popoli. E al di là di inutile stare a fare previsioni di come andrà la guerra facendo calcolo delle forze in campo, facendo calcolo di altre cose. Considerato quello che noi vediamo prima di tutto, che è ben poca cosa rispetto a quello che vede la Madonna, la quale vede tutti e tutto e vede anche dentro tutti i cuori, però anche noi vediamo qualcosa non possiamo non tremare in un certo senso di fronte a questa bomba nucleare dell'odio che si sta accumulando, per cui la Madonna poi ci chiama alla preghiera, al perdono e alla pace interiore, perché Satana non prevalga, perché se prevale distrugge il mondo. Di qui, cari amici, una componente fondamentale della vita spirituale, che è quella della vigilanza. Vigilanza del cuore. Tenete presente che però nella concezione biblica il cuore comprende anche la mente, perché secondo la Bibbia col cuore si ama, ma col cuore si pensa anche. Quindi vigilare alla porta del cuore, perché non entri nella menzogna prima di tutto, perché poi la volontà si muove a seconda di quello che presenta l'intelletto, insomma, quindi coltivare pensieri di perdono, pensieri di pace, pensieri che attingono alla parola di Dio, che attingono all'esempio di Gesù Cristo, che attingono alle parole che lui ha pronunciato durante la sua passione fino al momento in cui è morto in croce dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi pregare perché
perché i cuori si aprono all'amore di Dio. E mi ha molto colpito quello che ha detto Miriana. So che l'ha detto tante volte, però io mi sono soffermato sull'ultimo video che abbiamo visto di qualche giorno fa, però mi ricordo che l'avevo sentito già tante volte, però era una considerazione che mi ha molto colpito ed è questa, cioè la Madonna ha invitato a pregare per la conversione di non credenti anche per il nostro bene, cioè perché convertendosi non ci faranno del male, ma se continuano sulla via, diciamo, dell'odio e della vendetta, ci faranno del male. Quindi, ha detto Miriana, questo dobbiamo farlo anche per noi e per le nostre famiglie, la preghiera per i non credenti, cioè per quelli che odiano Dio e che, parliamo di non credenti, parliamo di quel che volete voi, insomma, la Madonna parla di cuori scardinati, di cuori pieni di odio, di popoli aizzati dall'odio, quindi lo vediamo anche noi, cari amici. La Madonna ci dice anche di pregare per questo, perché le persone si convertano, anche per noi stessi questo, per le nostre famiglie, perché quest'odio poi si riversa, diventa violenza e si riversa su di noi. Quindi, cari amici, vegliare, perché coltivare pensieri di pace, pensieri di amore, coltivarli nel cuore, impedendo ai semi della zizzania di entrare, estirpandoli non appena cercano di attecchire e di prendere possesso, e mettere in pratica, cari amici, quello che è l'essenza poi della morale cristiana, che all'odio si risponde con l'amore. Vediamo su questo punto, cari amici, in noi, nelle nostre famiglie, nei nostri rapporti, perché questa è la battaglia che già dobbiamo incominciare a fare, per essere pronti a farla quando ovviamente le situazioni poi diventeranno esasperate. Bene, carissimi, questo era dunque il pensiero di oggi, vigilare alla porta del cuore. Ieri è stata una giornata particolare per i funerali di Silvio Berlusconi, che, come ha detto il cardinale Delpini, è un uomo che anche lui, come tutti gli uomini, è dovuto comparire davanti a Dio, appunto una grazia questa, perché se ci fosse il nulla sarebbe una disgrazia assoluta, direi. Dunque, è stata una giornata ieri, io in genere non vedo la televisione, però ieri ho voluto vederla, direi che c'è stato un clima di compostezza e di serietà e anche di commozione e anche di preghiera, che in qualche modo ha presentato anche una bella Italia in quel momento lì, ecco, in un certo senso si è vista anche, come dire, che la Chiesa è anche un luogo di pacificazione di cui tutti hanno bisogno, anche i non credenti. E ho visto che i giornali di vario genere concordano poi in quello che credo che sia anche il pensiero di tanti, di chi era presente e di chi era in ascolto, nel dire che l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha fatto una breve ma bellissima omelia, molto originale, e un'omelia che era in sé per sé molto difficile da fare, e che alla fine ha fatto pensare tutti, insomma, molto bella. E allora ve la leggo. Ve la leggo con questa piccola prefazione che il Corriere ha voluto fare, una prefazione col suo vice direttore Massimo Franco, che scrive: un ritratto perfetto. Così Massimo Franco, editorialista del Corriere, ha definito l'omelia tenuta dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, pronunciata durante le esequie di Stato di Silvio Berlusconi. Quelle di Delpini, ha detto Massimo Franco, in collegamento sulla 7, sono state parole semplici, senza concessioni alla retorica, ma molto efficaci. L'arcivescovo ha ritratto Berlusconi benissimo, ha scattato una fotografia di un'esistenza piena, nella quale si sono mescolate varie identità e varie fasi, con degli eccessi, l'allusione alle feste amate da Berlusconi
è animata da una profonda ricerca, un eterno desiderio di felicità, pur nella consapevolezza di quanto sia effimera. L'omelia ha colpito i partecipanti e ha rivelato un arcivescovo di grande livello, in grado di dire tutto con tono sereno, senza falsificazioni né ipocrisie e con uno spirito di accoglienza enorme, tanto che i figli di Berlusconi nell'ascoltare annuivano. Allora vediamo questa omelia. Questo incipit che comincia così: ecco l'uomo, un desiderio di vita, di amore e di felicità. Allora vediamo questi tre punti. Vivere e amare la vita, vivere e desiderare una vita piena, vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care, vivere e intendere la vita come un'occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti, vivere e accettare le sfide della vita, vivere e attraversare i momenti difficili della vita, vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che c'è sempre una speranza di vittoria, di riscatto e di vita. Vivere e desiderare una vita che non finisce e avere coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d'uscita anche dalla valle più oscura. Vivere e non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche e continuare a sorridere, a sfidare, a contrastare, a ridere degli insulti. Vivere e sentire le forze esaurirsi, vivere e soffrire il declino e continuare a sorridere, a provare, a tentare una via per vivere ancora. Ecco che cosa si può dire di un uomo, un desiderio di vita che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Allora, punto secondo, amare ed essere amato. Amare e desiderare di essere amato. Amare e cercare l'amore come una promessa di vita, come una storia complicata, come una fedeltà compromessa. Desiderare di essere amato e temere che l'amore possa essere solo una concessione, una condiscendenza, una passione tempestosa e precaria. Amare e desiderare di essere amato per sempre e provare le delusioni dell'amore e sperare che ci possa essere una via per un amore più alto, più forte e più grande. Amare e percorrere le vie della dedizione. Amare e sperare. Amare e affidarsi. Amare ed arrendersi. Ecco che cosa si può dire dell'uomo. Un desiderio di amore che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Terzo punto, essere contento. Essere contento è amare le feste, godere il bello della vita, essere contento senza troppi pensieri e senza troppe inquietudini. Essere contento degli amici di una vita. Essere contento dalle imprese che danno soddisfazione. Essere contento e desiderare che siano contenti anche gli altri. Essere contento di sé e stupirsi che gli altri non siano contenti. Essere contento delle cose buone, dei momenti belli, degli applausi della gente, degli elogi dei sostenitori. Godere della compagnia. Essere contento delle cose minime che fanno sorridere, del gesto simpatico, del risultato gratificante. Essere contento e sperimentare che la gioia è precaria. Essere contento e sentire l'insinuarsi di una minaccia oscura che ricopre di grigiore le cose che rendono contenti. Essere contento e sentirsi smarriti di fronte all'irrimediabile esaurirsi della gioia. Ecco che cosa si può dire dell'uomo. Un desiderio di gioia che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Sento che è un andamento biblico, è del Qohelet questa riflessione, molto interessante. Cerco l'uomo, quarto e conclusivo punto. Quando un uomo è un uomo d'affari, allora cerca di fare affari, ha quindi clienti e concorrenti, ha momenti di successo e momenti di insuccesso, si arrischiano imprese spericolate, guarda ai numeri e non ai criteri, deve fare affari. Non può fidarsi troppo degli altri e sa che gli altri non si fidano troppo di lui. È un uomo d'affari e deve fare affari. Quando un uomo è politico, allora cerca di vincere. Ha sostenitori e oppositori. C'è chi lo esalta e chi non può sopportarlo. Un uomo politico è sempre un uomo di parte. Quando un uomo è un personaggio, allora è sempre in scena. Ammiratori e detrattori. Ha chi lo applaude e chi lo detesta.
Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d'affare, è stato certo un personaggio da ribalta della notorietà. Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo, un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa si può dire di Silvio Berlusconi? È un uomo e ora incontra Dio. Ecco, ho letto che, diciamo così, che questo testo è stato ispirato a Don Giussani. Però io adesso, leggendolo bene, trovo anche un'altra ispirazione, che è il libro del Coelet. Provate a leggere il Coelet, vedete che è esattamente questo andamento, molto, molto concentrato su ciò che è l'uomo, alla fine, su ciò che siamo tutti. Alla fine, forse è per quello che su questo testo, di questa omelia, alla fine hanno annuito sia chi ovviamente ama Berlusconi, sia chi lo critica, poi alla fine si conclude che siamo tutti uomini e che tutti compariremo davanti a Dio, il quale con giustizia e misericordia valuterà la nostra vita.